4 giorni, 2 stand, mercatini, ogni sera musica live, tanti eventi e uno chef stellato. Così Cannara celebra la sua regina d'inverno con la Winter Edition della Festa della Cipolla dal 6 al 10 dicembre. Tra le novità, lo chef Gianfranco Vissani, a capo della cucina dello stand al Cortile Antico, grazie all'accordo triennale chiuso dall'Avis di Cannara, accanto al giardino fiorito affidato alla Proloco. Abbiamo allargato, come dire, l'offerta. E poi su uno dei due stand al Cortile Antico credo che la presenza di Vissani sia un segnale importante, quanto tutto il movimento al di là del singolo stand ci tenga a dare sviluppo a tutto il movimento che porta la Festa della Cipolla ad essere una delle feste di maggior successo in Italia. E insomma, ci sono tanti volontari che partecipano e si stanno impegnando già da giorni, quindi spero anche per la loro soddisfazione che sia un successo così come lo è stato a settembre. Speriamo che gli avventori siano più numerosi possibile per gustare le nostre specialità, e in più abbiamo una seconda novità, che noi della Proloco abbiamo invitato le Proloco del territorio che ogni sera ci portano un loro piatto da gustare insieme alla cipolla. E saranno davvero tante le proposte culinarie della manifestazione. Oh, sicuramente la cipolla si abbina molto al mango che sa di whisky di Torbe, si abbina molto bene alla papaya che è dolce, ma la cipolla cannara è dolce. Fare queste insalatine sfiziose che potrebbero fare la differenza. La cipolla cannara è viva, per esempio si può gratinare, no? Oggi facciamo tutte le cipolle gratinate, oggi possiamo farlo anche un crumble di biscotti gratinati, dolci, oppure fare un cheesecake di cipolla, che è il massimo della vita. Per noi è stato un onore ospitare la conferenza stampa dell'edizione invernale della Festa della Cipolla e ancor di più avere un patron come il maestro Vissani, che tra l'altro tanti anni fa è anche stato consulente qui all'Hotel Bufani. Quindi abbiamo anche ritrovato, diciamo, una persona che ha lasciato anche le sue impronte qua all'epoca. Gastronomia, ma anche impegno per rendere il GP uno dei biglietti da visita della regione. Per quanto ci riguarda, come regione abbiamo sostenuto e sosteniamo tutto l'iter che dovrebbe portare all'approvazione della certificazione della cipolla di Cannara, che non avrà mai grandi quantità, ma che da un punto di vista della qualità e della riconoscibilità del prodotto può portare valore aggiunto a quel paniere di prodotti certificati che l'Umbria può vantare. Quindi un lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare a sostegno sia dei produttori sia anche delle istituzioni del territorio che tengono al raggiungimento di questo obiettivo.